per poter, perché se c'è qualche problema noi non dobbiamo avere nessun'ombra di dubbio che questo ci verifica. Nei Consigli Sforzi c'era un altro signore che oltre a somministrare posizioni per il comune veniva dall'altro ente interinale, quindi lavorava in opposizione più metteva queste cose. Se andiamo di notte vi faccio vedere anche le vere cose. Quindi i problemi non ci sono, problemi ci sono. Io voglio sapere voi chi avete indicato, con quale verifica, quale funzione hanno fatto queste idee. Me lo deve spiegare bene, perché non ho trovato un regolamento. Il regolamento è stato approvato, questo lo voglio conosco, ma non avete indicato il funzionario la persona che non sta a fare. Ma se non lo vogliamo fare, perché quando abbiamo indicato il funzionario, perché all'interno del regolamento non c'è una persona predisposta per fare questo, noi tagliamo, permesso che nessun comune del Vallo, nessun quale comune si rischia, ma nel Vallo di Piano c'è nessun comune. Allora, il consigliere di essere, il consigliere di essere. No, non vediamo quale comune c'è il direttore. No, c'è la mamma, c'è il direttore, che è atta a queste cose, c'è la non è che non è qua, noi dobbiamo sapere l'identificazione di chi è questa persona, con una legge di diritto non vedremo, e invece il meglio della comunità in amico tempo. Provvederemo a fare questo, non ci sono problemi. Provvederemo qua, gli altri dove sono, poi vi faccio vedere gli altri. Mi devo vedere gli altri però, io voglio vedere gli altri. Gli altri provvedenti a quello che avete già deliberato, ce lo potete dire che assumiamo un comportamento buono. Io ho avuto il comportamento buono, è il mio primo di voi, c'è anche la certificazione dell'autorità, ce lo potete. Non sono nervoso, sia molto sereno, non si preoccupi, sulle mie pratiche sanitarie, sia molto attento. Andiamo avanti. Prima argomento all'ordine del giorno. Approvazione del programma lavori pubblici del 2024-2026. Allora, il 11 aprile 2024, con delibera di giugno numero 13, è stato approvato lo schema di programma firmato lavori pubblici 2024-2026, che andiamo a approvare in consiglio comunale. Quindi, pertanto, il consiglio comunale ha tutta la, diciamo, la competenza per esprimere anche eventuali diciamo, volontà diverse rispetto a ciò che è stato presentato. Il programma finale deve essere dato per quanto riguarda anche solo un lavoro, interventi e lavori non funzionali di importo stimato o pari o superiori a 150.000 euro, o per il computer prescindere dall'importo, interventi previsti nella legge manuale del precedente programma triennale. Dal nostro programma 2024 non sono previste perché ancora non sono state oggetto di finanziamento e sono state rimandate quindi le opere superiori a 150.000 euro nella modalità 2025-2026. Nell'attesa quindi alcuni di questi interventi abbastanza importanti che sono stati candidati a livello di finanziamento che ancora non hanno trovato, almeno non c'è stato comunicato. In alcuni casi particolari, sono quelli soprattutto che riguardano i lavori di sistemazione idraulica dei vari interventi, noi abbiamo fatto già la progettazione, le progettazioni sono state già finanziate, e pertanto sono state riportate nella novità 2025. Questo che significa però che nell'eventualità che nell'anno 2024 questi lavori, diciamo, queste progettazioni sono state candidate a vari enti di finanziamento, venissero ammesse a finanziamento, nulla osta quindi a provvedere subito a una variazione quindi dello stesso schema del piano di lavori del programma finale dei lavori. Se tutto per dare una contezza di quello che si parla. Ci sono per il 2025 lavori di adeguamento mezzismico messi in sicurezza dell'esercizio scolastico per 2.900.000 euro, lavori di adeguamento sismico dell'esercizio scolastico sito inviato a Manscalo per 1.475, lavori di adeguamento messi in sicurezza palestra per 1.790.000, valorizzazione del percorso dell'ex ferrovia Calabria Lucana, che abbiamo fatto il progetto ad Massimo Monte per 700.000 euro. Avevo un costituto casa comunale per 1.740.000
30.000 euro, lavori di sistemazione di radio, lavori di serpenti per 3.007, lavori di adeguamento di messa in sicurezza nel campo coperto da destinare al centro polivalente per 953.000 euro, e poi ci sono alcune opere che vanno specificate, sono all'interno di un accordo di programma stipulato tra il comune di Polla, il comune di Montesano, il comune di Auretta e il comune di Rocinio, che vengono capofila da lontana e per questo motivo sono inserite all'interno del piano triennale da 2011 del nostro comune. Poi nel 2026 abbiamo lavori di messa in sicurezza della SS19 per 3.000 euro, lavori di messa in sicurezza Pallone Arenaccio, stiamo aspettando approvazione del progetto, di M678, Vallone di San Nicolo 2014-18 e Vallone Carbonara per il 1990. Quindi ripeto, tutto ciò che i lavori superiori ai 150.000 euro. Allora, di fatto noi abbiamo come... Questa, diciamo, è una preoccupazione che ho sia da cittadino che da amministratore, in quanto solo il trasferire di anno in anno le opere e senza realizzazione diventa un problema non soltanto per, diciamo, al di là di un bando politico, ma soprattutto di realizzazione di interventi dedicati alla ricaduta sul territorio. L'elenco triennale, diciamo, a parte quelle del primo anno, tutte le altre, tutte le opere che si scrivono nella speranza di fatto, leggendo, eppure ti vedo molto velocemente e ammetto la mia responsabilità sotto questo aspetto, noi abbiamo come progetti che vedo finanziati esecutivi, almeno spero che siano stati finanziati, io l'ho letto male, il centro polivalente, l'adeguamento sismico della casa comunale, sistemazione idraulica, Pallone di Serpente e messa in sicurezza della Unione. Di tutto quanto il resto abbiamo... No, per i progetti candidati e finanziamenti. Abbiamo una richiesta di... tutto ciò che riguarda... Mando delegato. No, tutto ciò che riguarda... tutto ciò che riguarda il Ministero dell'Interno, quindi per quanto riguarda la messa in sicurezza idrogeologica del nostro territorio, sono stati quindi candidati e siamo in loro. Penso che per fine di questo anno tutti i progetti presentati dovrebbero essere finanziati e così fatta alla parte definitiva, da questo punto di vista è così. Di fatto però sindaco, vedi, scusa. Noi teniamo. Allora, intendo generale, guarda, lo voglio precisare prima, delle parole che poi ci usciranno, è quello appunto di poter spingere, approfittando da tutti quanti, in questo momento resti famoso, in questo PNRR che è diventato tranne una cosa molto allenata, e stiamo zitti in mezzo, magari io ci saranno così soldi, si offende, ma se non ce la dà niente. E quindi dico, l'opportunità che comunque quando meno possiamo essere inseriti in gradatori che siamo finanziati, almeno sulla carta, poi da metà prima di soldi, tutti cosa succede, io credo che una spinta maggiore, una maggiore progettazione, intesa come tutte le altre opere che è portato nel 2025, 2026, ci sia così un impegno maggiore, perché se oggi riusciamo a dotarci di progetti che siano più avanti possibile come grado di progettazione, una volta si partiva addirittura da un plastico foglio, col titolo e poi andavamo avanti, è chiaro che oggi fare un progetto costa soldi, costa anticipazione, che costa. Però credo che lo sforzo da fare in questo momento, cercando di accedere alle possibilità o di altre chiacchiere anche della regione Campania, fondo di rotazione, attivazione di mutui, insomma, se non lo vieti, non si è cosa, ma voglio solo dire che
io percepisco questa tua. Cioè, ma che come c'è anche il più dotato, ci scusa, di grado triste, ma te, perché vai a vedere i fini. No, no, ti voglio dire che questa tua. Grado di questa tua preoccupazione. Questa tua preoccupazione. Questa tua preoccupazione, questa tua è stata recepita da tutto il gruppo, noi consiglieri prima, e tanto che nel bilancio che andremo poi a trovare stasera. Abbiamo previsto, proprio per venire quindi per essere più veloci, che tu sai che è cambiato tutto il sistema, le convenzioni, e non c'è più disponibilità da parte di un'informazione. Noi siamo andati verso questa direzione e nel bilancio che abbiamo lavorato, noi abbiamo finanziato a creare questo fondo di rotazione, anche indebitandoci, nella speranza che quadro economico. Perché se no l'alternativa cosa succede? Ci troviamo con tutto il rispetto, cito un documento di cui siamo molto tutti e due, anche lì c'è una serie di rapporti. Cosa succede che finanziamo a Arica a casa loro e mandare opere, questa è importante, ho citato lui perché come si dice, è un comune amico che tutti conosciamo bene tutti gli amministratori, quindi non era a modi di critica, rispetto a tante opere strategiche che possono essere utili, utilizzate nel nostro territorio, e alla fine restiamo veramente fermi perché la fretta della politica, la fretta di spendere alcuni soldi, la fretta di avere grandi interessi dei grandi centri, rischiamo di restare fuori. Quale è il livello di progettazione più alto possibile, almeno che costa? Impegno di spesa, cose su 3-4 opere strategiche che intendete, non dico intendiamo, che intendete poter realizzare, queste vanno assolutamente a prendere subito, altrimenti rischiamo di rincorrere, non sai mai che finanziamenti danno, i vari bandi che possono mettere fuori e stare sempre dietro, magari rispetto a cose che ci possono interessare. E perciò dico, lo dico in questo spirito, in una spinta, anche tralasciando, tra virgolette, risorse che possono essere utilizzate per cose ordinarie, per la volontà di Dio, che possono servire, ma che hanno un impatto diciamo, inferiore rispetto alla ricaduta che può avere un'opera così. Perché purtroppo in questo, sarà sfortuna, in preparazione atletica siamo lì. E purtroppo siamo, non vorrei che per qualche progetto finanziario e tante altre cose che non sempre viene premiata la qualità dei progetti, l'esigenza dei progetti, i progetti si ripetono. Io ho visto questo, ho detto altri progetti, devi dire su questo bisogna spingere, perché altrimenti non c'è anche niente, sono i progetti definitivi che sono stati pure finanziati. Quali sono i progetti finanziati? Ma rischiamo che per stare dietro a questi 4 progetti finanziati già abbiamo, non avendo altri su cui spingere. No, stiamo lavorando su questo, altrimenti avrei dovuto dire stasera. 4% hanno spostato un altro, già abbiamo detto. Io non sto dicendo questo, sto dicendo penso tutt'altra cosa. Ma noi vediamo che ci siano almeno questi 4 progetti. Quindi io credo che perché siamo troppo fermi da troppo tempo per le pubbliche di una certa importanza, purtroppo non ne abbiamo. Sì, però tu sai benissimo che le opere pubbliche non le puoi finanziare con i fondi del comune. Devi sempre accedere al banco. È troppo poco che non stiamo prendendo soldi pubblici, questo sto dicendo. Questo sto dicendo in modo non critico. Assolutamente. Tutto al contrario. Ma devi fermare stasera e dire qualcosa, non va bene. Non mi sembra di aver detto questa cosa, ma di dire tutt'altra cosa. E lo definite proprio e improntato su questo e su anche, ripeto, una maggiore non attenzione, perché attenzione se ne ha tanta, però degli indirizzi, ripeto, ci proponiamo, chiediamo, usiamo una direttiva anche di risparmio di qualcosa rispetto ad avere della progettazione esecutiva anche di altre opere che possono essere strategiche per la nostra comunità. Questo è il nostro. Cioè, il nostro noi l'abbiamo messo, li abbiamo spostati perché noi siamo
partecipare al bando sul diciamo che scadrà il 31 maggio, quindi a breve saremo nella disponibilità per poter avviare questo progetto sulla completa messa in sicurezza della 19. Stiamo parlando un'altra cosa, che prevede, stiamo cercando di trovare una soluzione anche di buon senso, perché ci sono alcuni aspetti che necessitano di buon senso per la messa in sicurezza totale della 19, la completa pedalizzazione, quindi con previsione di marciapiede rapida, degli svincoli, che prevede un progetto dove prevederà dei bypass e dei miglioramenti anche dal punto di vista fognario, quindi all'interno di questa progettazione. È inevitabile che i tempi sono, noi entro il 31 maggio saremo in grado di progettare, di portare anche un'ulteriore progettazione sulla viabilità rurale, perché questa volta per la prima volta cercheremo di investire non ad Adrenascalo, perché lì si presuppone che quel tipo di viabilità oramai debba essere adeguata in maniera diversa, ma anche nella parte alta del paese, per creare anche la possibilità di creare un'alternativa di viabilità all'ingresso di Adrenocano, per fare in modo che anche in situazioni di eventi particolari si possa aggiungere il paese, garantendo la completa accessibilità ad esso. Allora, io quello che intendevo con un'opera strategica che è importante, su cui tutti l'abbiamo detto, tutti l'abbiamo scritto e tutti lo volevamo. Siccome per dire, su questa progettazione, questa è strada, pare canale strada tutte quante, pare, sempre che cosa pare. L'impegno che già state, non mi stai dicendo, è un posto che prendere atto nel non piacere, di massima progettazione rispetto a quest'opera è fondamentale e importante, che nella graduatoria parliamo a parlare. Potremmo dire, no, sai, la storia sempre mancava sempre un 10, sempre. Il punteggio nostro è perché si muove comunque con gli applicativi, sono tutti i parametri che ti mettono. Se c'è su queste, lui dice, una progettazione più, come si dice, definitiva, perché vuole eseguire esecutiva. È importante fare un buon progetto. E questo è il progetto. Poi rischi di andare in fondo alla classifica. Ma è capitato in altre bande regionali. E questo sto dicendo, c'è il rischio che poi quelle opere non le fai subito perché non vieni finanziato con i bandi che sono passati e quindi le devi poi fare successivamente. Abbiamo perso una grossa opportunità nel 2018. Ma speriamo che con questa nuova bando regionale del 2023 riusciamo a prendere tutta l'opera. Però anche questi fondi di cui si parla sono, giusto per spiegare a chi ci ascolta, sono legati alla famosa polemica che il governatore De Luca ha esaurito con il governo centrale. I fondi di questo ci sono fondi reali, concreti, cioè non sono ipotesi, sono soldi che ci sono. Cioè, adesso c'è questa diatriba tra il governatore regionale e il governo nazionale, però io credo che ormai è giunto. Però io non avevo citato, ma lo cito, il 2018, caro Vincenzo, partecipammo senza soldi al bando all'ultimo minuto facendo fare un progetto e fummo costretti addirittura a ridurlo perché sopra i milioni di euro c'era bisogno di ulteriori fondi per fare quella che oggi viene fatta. L'approvazione del progetto da parte di un terzo, la validazione del progetto. Bando senza soldi, trovata questa cosa, l'ingegnere Lauro non poteva fare una cosa e l'altra, per quanto potevamo scegliere che eravamo alla fine solo 8.000 euro, chi ce la poteva fare? Non ce la poteva fare anche firmando, accettando quella cosa, perché sono dei limiti sotto cui non poteva andare. Quindi che fai? Vado l'ultimo minuto e quindi fu tagliato sotto sospetto. No, non credo di questo decennio. Purtroppo. Adesso si vuole il tempo. Sì, e noi non avevamo le somme. Infatti, non c'era tutto quel tempo. E noi stavamo facendo la settimana prima delle elezioni.
Perché allora riusciamo a fare quella cosa? Ma il bando non vedo che sei uscito la settimana. No, ma perché ho bisogno, non era, ma perché non era un patto elettorale, era un patto elettorale, ma c'è carità perché il bando capitava proprio nei giorni che ci votava nel 2018. E successivamente, se ti fossi legato alle regioni diversamente, portate alle cose sì, può darsi che non ne erano, non lo stesso. Ma lasciamo stare. E se quello ci abbiamo provato in tutti i modi nei 5 anni successivi, ma purtroppo non siamo riusciti. Perché c'erano dei problemi iniziali nella progettazione, ma fu quello, però per dire, a maggior ragione, l'esperienza, poi nessuno pensa di essere, di vendere, ma l'esperienza di queste cose, a maggior ragione, ho detto oggi, sono tre questioni, concentriamo su uno rispetto a fare l'altro, visto che sto qua, oppure si ritiene che non sia importante, si lascia e si fonda altre cose, perché poi le risorse, per fare il secondo, non è che poi sono infiniti. E in questo, ci chiediamo, crediamo e chiediamo che si possa indirizzare. Il sindaco dice la stessa cosa, mi fa, non può che farmi così, c'è piacere, e andare all'unanimità verso queste cose. Altrimenti resteremo un comune fermo. Fermo. Votiamo. Voti favorevoli. Noi ci asteniamo. Votiamo per le mie disponibilità. Senza votazione. Allora, secondo argomento all'ordine del giorno, approvazione del programma fornitore di beni e servizi del 2024-2026. In questo caso, l'adozione dello schema biennale riguarda delle opere di, cioè delle opere, servizi di importo stimato pari o superiore a 140.000 euro. Nel nostro programma, diciamo, come interventi di servizi superiori a 140.000 euro, abbiamo riportato, perché a breve diciamo, parte alla gara, il servizio di mente scolastica nella scuola dell'infanzia e primaria di Milano, nonché il personale docente anche per le scuole che hanno scala di lavori. Anni scolastici, andremo per anni scolastici, 2024-2025, verificare sempre che ci sia poi una distrazia durante l'anno 2025-2026-2027 e quindi si propone di adottare questo programma triennale per gli acquisti di beni e servizi per importi superiori ai 140.000 euro che riguardano in questo caso specifico soltanto il servizio mensa scolastico. Andiamo. Favorevole. Guarda. Terzo argomento all'ordine del giorno, verifica quantità e qualità di aree praticabili da destinare alla residenza di attività produttive e terzate. Sì, sì, ah, scusate. Votiamo per esempio eseguibilità, scusate, signor Domenica. Stessa votazione. Sì. Quindi terzo argomento, verifica quantità e qualità di aree fabbricate da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Questo è un riferimento che viene fatto ogni anno a inizio progetto al bilancio. Diamo atto e confermo della certificazione rilasciata nel 2022 che il Comune di Lucana non è in possesso di piani attuativi per l'edilizia economica e popolare e per gli insediamenti produttivi alla Reto Pieno non vi sono disponibili in capo al Comune. Di non dover procedere per le considerazioni portate in preambolo alla determinazione del costo per la vendita o per la cessione di fabbricanti e fabbricanti, allegate alla presente deliberazione di bilancio al bilancio di previsione 2024-2026, in conformità a quanto dispone l'articolo 171 del testo unico. Quindi non è cambiato nulla in quanto lo strumento urbanistico ancora non è cambiato, di conseguenza andiamo confermando quello che negli anni passati è stato confermato. Votiamo? Votiamo per renderla immediatamente eseguibile. Okay. Quarto argomento, approvazione del documento del gruppo del documento di economia di programmazione semplificata 2024-2026. Ecco, il GUP ha ricevuto il dato di avanzo anche il parere di regolarità
da parte del revisore contabile. Non so se parlare in questo momento in maniera generale oppure approfondire, perché poi successivamente abbiamo diciamo invitato, anche se però devo essere onesto, a onore del regolamento, siccome poi abbiamo un emendamento che è propedeutico alla correzione del bilancio in generale, quindi che va votato prima dell'argomento principale. Allora, posso fare una sintesi più o meno di quello che... A me, ma il dubbio più tempo. Sì, no, no. Allora, se volete, diciamo, parlo prima del bilancio, in realtà... Anche dell'emendamento, no? Sì, mi chiarisco pure... Facciamolo così, noi dobbiamo il buco in questo momento, poi possiamo parlare di bilancio e parliamo anche come degli elementi di quella cosa. Votiamo per il buco. Favorevole. Contrari. Votiamo per il buco. Possiamo prendere i nomi della figlia e seguire la legge. Spetta la votazione. Quindi, o la faccio sul bilancio. Allora, ai sensi dell'articolo 21 del nostro regolamento, è stato presentato da parte del gruppo Siamo Atena un emendamento al bilancio. Quindi, in base al nostro regolamento, prima di parlare del bilancio, va votato evidentemente nel precedente, dice il nostro regolamento di funzionamento pluriformato, cioè evidentemente nel precedente deve precedere quella del testo della proposta originale. Dice anche che gli emendamenti sono considerati emendamenti di correzione di forma, di sostituzione, di creazione, di modificazione, in questo caso è una modificazione, che si richiede vengono apportate nella proposta presentata. In assenza di emendamenti il testo è approvato la versione del posto tagliato. Durante la presentazione degli emendamenti da parte del proponente non è previsto il dibattito, dice il regolamento. Gli emendamenti che necessitano di un parere tecnico di ammissibilità o legittimità devono essere presentati al momento di giovedì, questo è ottenuto prima della seduta consigliare, al presidente il quale provvede ad acquisire tutti i pareri, salvo i casi di comunicazione necessaria. Non può essere posto in votazione un emendamento seguito dei necessari pareri previsti dalla legge. Allora, l'emendamento voi lo avete presentato, è conosciuto, quindi non si chiede, il Consiglio Comunale lo ha detto, c'è un emendamento che modificava alcune poste di bilancio, come tale, modificato in maniera regolare, come tale, necessitava del parere di legittimità, di ammissibilità da parte dell'ufficio ambientale, che ha espresso, diciamo, parere non favorevole in ordine alla regolarità contabile degli emendamenti innanzi descritti e di cui si è resa in copia. No, io dico, se voglio volere altre discussioni, nel momento in cui si vota, non c'è, però se... Come? No, questo è prevedendo, se non si vota prima, si deve votare prima su questo emendamento, non si può votare, poi successivamente si parla del bilancio, che va fatto precedente in maniera precisa, perché già ha dei questi bilanci. Sì, ma se non facciamo prima questa cosa qui, non posso andare avanti. Ma non fate regolamenti, dobbiamo rispettare le regole. Si vota sulla visibilità di questo, non voglio parlare,
Votare, adesso, poi dobbiamo votare, quindi inevitabilmente. No, dobbiamo tutte le cose. L'emendamento è né più né meno una provocazione, diciamo, politica, fatta con la pressione politica, è fatta anche, come dire, invece di essere agganciandoci a quello che abbiamo detto sempre negli ultimi consigli e della polemica che spesso da tempo facciamo, altrimenti era molto più facile dire: non prendi questo, straucia all'interno, non andiamo a vederlo. Diciamo, a parte dell'importo, dove sono alcune voci su fisse, di cui volevo ricordare altre, e a parte dell'identità. Ma diventava molto più facile, invece di farla così tecnica, perché poi bisogna modificare dei regolamenti, perché c'è stata messa di più, collegandosi ad altro, magari è più facile fare, togli questa parte qua e acquistiamo televisori per tutti. A, B, diventa pace, non è dei regolamenti. Io l'unica cosa che voglio dire è giusto perché io capisco la provocazione, però con estrema sincerità mi ha dato fastidio che se ne faccia una speculazione anche in termini mediatici e sui social. Quindi poi dopo avremo modo di discutere, però è un fatto mio personale, perché non ritengo che scrivere delle cose non vere sui social è sempre una cosa non carina nei riguardi di chi poi subisce queste cose qua. Siccome io sono una persona che penso che nel tempo, ma anche tutta l'amministrazione nel tempo ha sempre dimostrato che non è una questione personale, non è una questione, è tutta politica, quindi nessuno di noi si mette a fare i conti in tasca alle persone. Questo atteggiamento, te lo dico con franchezza, mi è dispiaciuto, perché è vero, puntare sul populismo, sul creare tensioni a livello sociale, dire delle cose non vere, io non sono abituato personalmente a stare sui social, quindi ho il mio profilo, ma non lo utilizzo neanche, quindi, però non mi piace, come penso che questa sia la sede opportuna, dove fare gli chiarimenti. Perché il Consiglio Comunale per me è la sede opportuna dove poter discutere anche in maniera lunga e aspra, ma sempre con educazione, di tutto ciò che riguarda la cittadinanza. Io con estrema sincerità che questo tipo di atteggiamento mi è sembrato, al di là della provocazione, inappropriato, ripeto, soprattutto riferito alla mia persona. Poi ognuno fa le sue scelte, però non per dire, non discuto, prego. Allora, siccome l'hai detto da solo, che non è riferito mai alle persone, e si sono sì, si se vedi la mia pagina, e da me che ho assistito, perché sono bello, a sezione di servizi, qualcosa non capita la mangiare. Dite delle cose non vere, già. Dice, cosa devo dire io? Non me ne dà che devo spostare. Di questo però, non dovete dire, e non devi dire, che è una questione né personale e né che si voglia mettere in difficoltà con te, anche perché in tante cose che sono state dette in questi mesi, alla fine gli atti non ne avete fatto. Ma siete l'emendamento di qua, parliamo della riduzione dell'eliminazione dell'indennità del sito. No, ho detto rinuncia. No. L'identità no. Di tutti quanti noi, da spostare in questo periodo. Non particolare che ci sono, no, non te l'ho spiegato, no, quando si mette e però sui social si dice, si dicono delle cose rimandate, di dire a chi si occupa del tuo canale, del canale social, di siamo atto di riportare il certo verde, di dire la verità. E c'è scritto sulla cosa, c'è scritto sulla cosa, perché di rinunciare all'identità e spostare questi soldi su una riduzione della TARI, che non si può fare, che lo so, e perciò la gente è fatta molto dopo, perché se la riduzione della TARI devo chiedere a monte del regolamento, a monte queste cose, per me era più facile dire che stiamo in pulmino, no? Faccio un esempio, giusto per dire. E a maggior ragione, infatti, in questa cosa,
perché? E chiediamo la rinuncia di questa indennità, visto che sono state ammesse delle vostre responsabilità. Per riprendere e spostare queste soldi a copertura, a sgravio, a come lo vogliamo chiamare, di aiuto nei confronti dei cittadini. Non è mica l'esame mai, sa che uno ha detto che deve rinunciare all'indennità. Di fatto l'indennità è una cosa legittima, per lei ci dite che è veramente una cosa illegale. Dici tu hai rinunciato all'indennità, io non so chi l'ha scritto. Io non ho mai niente. Non mi sembra così. No, non l'ho mai preso. Non è detto. Io non l'ho mai preso l'indennità. Dal 2018 l'hai preso. Ma la stata era vincolata in altre cose. No. Ma come la prende qui? Dal 2013 al 2010 l'hai vincolata e appunto non potendo anche qua perché la norma mi dice che la cosa che faccio altro la stessa, ma dal 2010 al 2018 è perché dire far apparire il sottoscritto come colui il quale no, dal 2018 al 2017, al 2013, al 2018, quando è andata per la prendere il sito, io quei soldi in realtà pari li spendevo. Come li spendo io? Non li spenderei mai. A me che vuoi fare? Ma lui ci mette una scelta tu che vuoi fare. Io ti dico. Tu che hai preso quello che hai preso? No, tu mi hai detto ma quando io ti davo erano tutte spese per attività. Quando va? Dal 2003 al 2010 hai fatto questo modo qua. Dal 2010 al 2018, da indennità di sindaco e indennità di vicesindaco, lei ha preso come ti preso tu che ci spendi? Non potevo più questo, perché c'era una cosa che ho detto, io spendevo immediatamente. Ma dove? Tu la spendo io. E dove sono? Io ti metti di portare. Dove? Un bilancio. No, mi hai detto che non lo hai. Io per la io pagavo un giro, ma che sai cosa sto pagando io? Io non non devo dimostrare niente a nessuno. Io non faccio i fondi di calcio da ma dove devi giustificare a me? No, io non ho fatto una richiesta e ti ho detto, io non disse le cose che ma la scelta tu, io ti sto chiedendo, non hai rinunciato, io ti sto chiedendo, non esisterà, non è così, cioè che mi hanno preso, no, quello è così, ci sono tante, ma io non lo prendo, che non potevo più non prendere, ma io utilizzavo solo di navigare, come mai non mi ricordo? Ma io mi sto dicendo, io ne devo parlare, che problema? Meno male se la chiesa prima è finita. Allora, queste cose, ma io mi sto chiedendo, ma non stavo parlando di te, ma non sto parlando di te, io sto dicendo, sto dicendo, prendendo, rinunciate, io ho chiesto di rinunciare a un'età per pubblico, giustificando per spostarla ad altre cose. Non volevo fare questa discussione. Questa è la discussione da mettendo sotto il lusso. Io questo detto. Vogliamo prendere il segno, possiamo leggere l'emendamento presentato e poi votare per il loro discorso. Non può passare perché io penso che Lucana 24/2024 al signor sindaco dottor Luigi Bertucci, comune di Catanzaro di Arezzo. I sottoscritti consiglieri comunali, gruppo consigliare Siamo Atena, capogruppo Sergio Annunziale, così moderato rispettabile e credibile,
vista la delibera numero 1 del 24/2021, oggetto regolamento e funzionamento del Consiglio Comunale, visti l'articolo 21 volte emendamento. Chiedono, nella seduta del Consiglio Comunale convocata per il giorno 19/4/2024, i seguenti emendamenti. Al punto 5, approvazione bilancio 2024-2026, presa missione servizi che abbiamo già detto prima, proposta, competenza anno 2024 per quanto riguarda la gestione di quello che già stava parlando il capogruppo e il sindaco presidente, proposta di 42.586 che aveva detto il capogruppo del giornale per la diminuzione della tassa. Anche noi, la nostra indennità, noi se verrà approvata all'unanimità, e questa era la nostra proposta. In caso di titolo di natura tributaria, smaltimento di tutti i soldi urbani, tali euro 25.000, dove vorremmo diciamo gravare chi ne ha più bisogno di questo. Ci vuole un regolamento. E la commissione è stata del regolamento. Quando la dobbiamo convocare, visto che l'abbiamo già deliberato, il civico confesso che è anche noi come soggetto come mai ancora non sono state convocate? Però anche se sono convocati, prioritariamente deve essere fatta la cosa interna dell'organizzazione interna, bisogna dare un regolamento, una forma di per poterla rendere vendita. Non c'è regolamento. A tutt'oggi non mi è stata neanche decapitata nessuna, come pure il bilancio, non c'è bisogno, il bilancio nemmeno è altro, sono vincolanti. Perché sono ancora. E questa era la nostra proposta. Quindi, come diceva il sindaco, bisogna votare, come ha detto già specificato il nostro capogruppo, aspettiamo alla votazione. Io leggo solo perché non sono rese ammissibili, giusto perché può sembrare che sia una volontà, mia personale. Che per quanto attiene alla provvisione di spesa aggregata o meno istituzionale, la proposta di soli integrale di funzioni 46.586 corrisponde in estensione al finanziamento sia di altre spese correnti che a compensazione di riduzione di entrate tributarie, tali mezzi connessi per versione principale, essa non è praticabile dal punto di vista del corrispondente. Per esempio, i motivi. Detto aggregato di spese, composto per la maggior parte da spese fisse o obbligatorie derivanti da legge, regolamento o atti amministrativi, esecutivo ai sensi di legge. Su alcune spese del citato aggregato, quale organo di revisione, numero di valutazione, non è possibile intervenire, non essendo queste nella piena discrezionalità del legge. Su altre spese, quale l'indennità di funzione gettata di presenza, l'intervento sarebbe possibile previa espressa dichiarazione di rinuncia totale o parziale da parte degli aventi di diritto. In tal caso le somme verrebbero considerate quali economie di spese acquisite al bilancio dell'ente con possibilità di deliberarne la destinazione in ordine dei termini di legge, restando preclusa ai concetti rinunciatari stabiliti nella destinazione, non essendo più tali somme nelle loro individuali disponibilità. Per quel che concerne l'indennità del sindaco e vice sindaco e assessore, va precisato che un'eventuale loro riduzione o azzeramento comporterebbe come inevitabile conseguenza il venir meno del relativo trasferimento erariale. Pertanto la variazione prospettata andrebbe riformulata in considerazione di questa minore entrata. Per quanto attiene poi alla proposta di riduzione di 25.000 euro della TARI, l'abitazione principale, va precisato che questa riduzione, pur se posta a carico della fiscalità generale, ed è possibile farlo, non può essere indifferenziata e indiscriminata, ma presuppone una apposita disciplina regolamentare. Quindi, considerato che pertanto gli emendamenti, così come formulati, seppur nella sola parte delle altre importi, assicurano solo formalmente i limiti di bilancio, meno 2 più 2 uguale 0, quindi
e l'equilibrio c'è, non garantiscono la sostenibilità del bilancio 2024-2026, come proposto dalla Giunta del Consiglio, per l'approvazione di quanti essi allo Stato sono in parte non praticabili e in parte indeterminati. Ripeto, io sono qui, ripeto, accetto tutte le provocazioni di questo nome. L'unica cosa che non accetto è passare per colui il quale sta facendo qualcosa che di straordinario o di eccezionale. Perché? Ripeto, non lo sto dicendo a te, lo sto dicendo a chi gestisce il vostro canale social, perché sta dicendo delle cose che non sono permettetemi, come sulla mia dignità personale e di ciò che rappresento io, ti assicuro, potrei dire fare in fretta, non è. Non dite, uccidi, non dite, cosa è stagionato per lui? Non è. Io spero che lo però. Non è. No, io spero che questo sia. E se anche il ministro ogni volta che ho parlato, quando qualcuno diceva. Però, guardate, che io ho detto sempre io. Io non ho detto a questo, ma è vero. È vero. Vi dico di guardare meglio a ciò che si scrive sui canali social, perché i canali social, diciamo, stanno mettendo in giro un atteggiamento che non mi piace. E siccome si va a toccare la dignità delle persone e sulla dignità personale, non transito, ma sia io che penso anche tutti i consiglieri comunali, vi chiedo una maggiore attenzione da parte di tutti. E ripeto per l'ennesima volta, lo sai bene anche in ogni occasione che ho parlato, capita a me che non parlo degli altri, capita che non parlo, ho sempre detto, e lo sai bene, tutto si può dire tranne che è vero o non è vero. Però non dite che è nato, non è assolutamente, perché molti potrebbero dire lui e non lo dicono di quello che fa scrivere l'identità. Lo potrebbero dire, siccome io lo so che le cose si fanno in silenzio, e non lo so, io quello che faccio non mi hanno spiegato. Potrebbe dire tantissimo, ti dico e ti confermo una cosa, e sai che così che questo non c'è, non nei confronti, nei confronti di nessuno. Speriamo. No, però permetti che tu, diciamo, se c'è scritto qualcosa di così non proprio limpido nei social, si può anche correggere il posto, visto che diciamo, l'intento non era quello. Che sicuro che nessun riferimento fatto in questo senso assolutamente no, assolutamente no, e correggere, se devo dire anche io su questo lavoro, anche correggere al contrario di queste cose, giusto per dire, ma io tutto mi dico, ma io potrei dire sì, correggere, ma non assolutamente non è mai, perché non è il mio costume, è il costume di direzione, tanto che se non avessi determinati amici ce non fare altro, giusto per dire, ma assolutamente, quindi parlavo di cose che riuscimmo a fare e di cui sono convinto che votiamo per il voto contrario, propongo di dire, cioè, il contrario, diciamo, è in parte perché diciamo, non c'è parere non favorevole, come tale viene preso inammissibile, però votiamo diciamo anche sulla proposta. Votiamo contrario. Chi è contrario? Allora, adesso siamo al bilancio di previsione, il bilancio di previsione di quest'anno, sempre in premessa, mantiene gli equilibri, ha ricevuto parere favorevole da parte del previsore contabile in data 3 aprile 2024, è stato approvato lo schema in data 14 marzo 2024 con delibera di giunta comunale numero 9. Questo bilancio, in grande, cercando di essere quanto più sintetico ma più chiaro possibile, è un bilancio che tiene insieme un po' di esigenze. Un'esigenza è quello che, come avete saputo, a breve verranno espletate le prove che riguardano il concorso, e quindi l'assunzione di 5 nuovi dipendenti, e come tale in questo bilancio sono previste la copertura di questi nuovi 5 dipendenti. È da molti anni quindi che si attendeva la possibilità di implementare, visto i numerosi
peggioramenti che sono avvenuti in questi anni, e come tale era necessario fare in modo quindi che la macchina amministrativa sia dotata di maggior numero di persone per poter essere pronti a fornire servizi migliori e più efficienti. Quindi faccio un bocca al lupo qui con il Consiglio Comunale a tutti i concorrenti, sperando, ripeto, che i futuri vincitori, i futuri dipendenti comunali, ecco, abbraccino non la causa di questa amministrazione, abbraccino la causa del comune di Aterlugano, quindi dimostrino di essere attaccati al lavoro e alla possibilità di offrire, come dicevo prima, dei servizi sempre migliori e più efficienti. E quindi in questo senso questo bilancio è il primo bilancio dopo tantissimi anni che prevede la copertura di queste nuove assunzioni. In questo bilancio è prevista anche una cosa importante, sempre per ritornare su, perché bisogna anche dire che sembra che questa amministrazione sia avulsa da delle cose, cioè l'idea di far passare queste persone, questi uomini e donne che si dedicano all'agire amministrativo come persone avulse che non vogliono bene a questo esterno. Non è vero. Noi facciamo i conti quotidianamente con le esigenze di bilancio, non abbiamo aumentato nessuna imposta e tassa, dobbiamo registrarlo, e questo già in un momento di difficoltà è anche una cosa importante, ma allo stesso tempo abbiamo messo in campo delle iniziative importanti, sia con fondi diretti, ma anche con ambendo a riuscire ad intercettare altre forme di finanziamento che non sono superiori ai 150.000 euro e per questo motivo non rientrano nel piano triennale dell'opera, ma ci sono tanti piccoli finanziamenti che noi riusciamo ad ottenere che vanno a migliorare determinate situazioni particolari. Faccio un esempio: a breve inizieranno i lavori per la messa, il miglioramento che riguarda la palestra, sia da un punto di vista di sistemazione, dove risultavano esserci micro-infiltrazioni, e soprattutto prevedere per la prima volta dotato di un impianto idoneo e adeguato di riscaldamento. Questi sono tutti investimenti che non trovate nel piano triennale dell'opera pubblica, ma sono presenti. Come in campagna elettorale io non mi sono nascosto, è passato quasi un anno, per quanto riguarda la situazione, lo ha messo pubblicamente, di non adeguata, di adeguatezza del nostro sistema viario, soprattutto ad Aterlugano-Scalo. Come state vedendo in questi giorni, senza grossa prosopopea, stiamo ottemperando a quello che era evidente, ma che era dovuto soprattutto a innumerevoli scavi che riguardavano la FIN, che riguardavano la sistemazione dei cavi elettrici, che riguardavano il sistema comunale. Come state potendo notare, piano piano stiamo cercando di, ripeto, rendere dignitoso il nostro assetto di aria, ma nonostante questo abbiamo messo anche in questo bilancio ulteriori fondi che vanno a sopperire in alcuni casi delle mancanze da parte di alcuni enti, li abbiamo sopperiti investendo noi direttamente, direi, prendendo un impegno che avevamo preso circa un anno fa di rendere questa rete viaria quantomeno più adeguata e più consona anche dal punto di vista di lavoro urbano. Come ho detto prima, che sono un bello risultato per la viabilità, sono 25.000 euro in questa fase. Sono 25.000 della produzione straordinaria. Come dicevo anche prima, proprio perché l'esigenza si è manifestata, quella di dotarsi in maniera più veloce di un parco di oggetti adeguato alle nuove esigenze, sento progetti esecutivi, non fondi di carta, ma progetti esecutivi, abbiamo deciso con il nostro tesoriere
di accendere un nuovo mutuo, mutuo che sarà, andrà a finanziare in maniera vincolata il famoso cambio locale da un fondo rotativo di progettazione. In che cosa consisterà questo fondo rotativo di progettazione? Avendo questa disponibilità di somme di denaro, possiamo, ripeto, ambire ad avere progettazioni di un certo livello e di candidare questi progetti a finanziamenti importanti. Che importo? Di 200.000. Qualora questi progetti venissero finanziati, il quadro economico del progetto, dove si prevede la progettazione, verrà rispostato nuovamente sul fondo rotativo di progettazione. E quindi noi, sperando sempre di riuscire ad ottenere finanziamenti, abbiamo la possibilità concreta non di elemosinare o di sperare che un professionista in questo momento si metta a disposizione, perché per ambire, come si diceva prima, a progettazione di un certo livello non si può chiedere a dei professionisti sforzi importanti. Se dobbiamo fare il progettino di un'opera di 100.000 euro è un discorso, ma se parliamo di opere di 1.000 euro, con estrema sincerità, io penso che il lavoro e dignità vada pagato e il comune acquisisce a patrimonio questi progetti. Abbiamo detto che pure prima l'abbiamo approvato, andremo a breve a indire la gara della mensa scolastica per 3 anni. Abbiamo fatto un grosso sforzo economico, migliorando, portando il livello del costo massimo a un livello molto più alto di quello che era prima, per garantire una maggiore dignità. Lo stiamo già facendo, sopportando i milioni di più in questa fase, amplieremo questi oneri in maniera maggiore, garantendo alla famiglia in questo momento lo stesso esborso, la stessa quota di compartecipazione. Sì, 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 siamo passati da 3 euro a 5,15 euro. Quindi, anche perché, per dare maggiore dignità a questo. Vabbè, era 3 euro la base di gara, era diventato 2 euro e 20 in affidamento. Quindi l'abbiamo più che raccontato. Sì, più che raccontato. Abbiamo fatto, quindi è una scelta politica, quindi non su cui stiamo provvedendo, quindi abbiamo previsto anche alla luce di determinate situazioni, quindi delle nuove assunzioni, ci sarà anche una ridefinizione del layout interno, quindi del comune, degli uffici, quindi con la creazione di nuovi uffici, quindi dotati anche dal punto di vista tecnologico di attrezzatura più contemporanea, più moderna, visto l'obsolescenza che c'era nel passato. Stiamo cercando di fare in modo, di fare un ulteriore piccolo investimento su, come abbiamo fatto anche sul cimitero, non ci dimentichiamo mai del cimitero, forse io ho una pista sul cimitero, e quindi cercheremo di fare in modo che anche i nostri cari, ecco, siano, e chi usufruisce di quel luogo in maniera come abbiamo fatto nel passato, dotandole per la prima volta dopo 144 anni di un bagno, siano più adeguati. Allo stesso tempo stiamo cercando di dare con notevoli sforzi, quindi, perché quando si parla dello sfalcio del Delta, che sembra sia diventato un problema, bisogna anche essere sapere di che cosa si sta parlando. Noi parliamo, se volessimo mettere in campo tutto ciò che riguarda il nostro sistema viario, di circa 280 km di sfalcio del Delta. Quindi, se a volte voi notate che si attende un mese in più, un mese e 15 giorni in più, capite che lo si sta facendo non per imperizia, per noncuranza o perché non ci interessa questo discorso qua. Lo stiamo facendo perché cerchiamo, purtroppo, di fare in modo di utilizzare al meglio gli spazi che facciamo, altrimenti, ripeto, parliamo di 280 km di area
costa più o meno 200 euro al chilometro per più o meno. Quindi stiamo sistemando un po' di cose. Stiamo un po' sistemando, credo. Se a volte non accade. Perimetro 1, quanti chilometri sono? Non ricordo l'immagine. Quasi solo per il numero urbano, siamo 180 chilometri, ma noi stiamo sopravvivendo anche in discesa della valutazione, noi stiamo sopravvivendo anche a volte a delle inefficienze della provincia, perché la provincia di Salerno è inefficiente in che senso? Non perché non abbia voto, ma a sua volta. La provincia di Salerno è una delle province più grandi d'Italia, forse la rete di aree più grandi d'Italia, non riesce in maniera costante e continua ad adeguare la rete e a renderla più grossa. Faccio un esempio per tutti. Dopo 14 anni, stiamo parlando di 14 anni, perché io vedo che in giro si evidenzia sempre ciò che non va, però bisognerebbe avere anche onestà intellettuale di evidenziare anche quelle cose che sono state fatte. Dopo 36 anni via Raidella è stata manutentata grazie all'intervento della provincia. Adesso ho chiesto un ulteriore intervento della provincia su un tratto di strada che interessa non solo la Pernucana ma anche altri comuni. Sto parlando di Montenegro, molto probabilmente riusciremo ad avere un ulteriore finanziamento per adeguare un assettiale di nostra. Allo stesso tempo il 3 maggio vi do questa comunicazione, dopo anni e anni via Indipendenza diventerà una via comunale, non più via provinciale, lo stesso anche per via Stazione, non diventerà più via provinciale ma via comunale. Stavo dicendo, no, no, abbiamo fatto acquisizione, no, abbiamo fatto richiesta, noi il Consiglio Provinciale si esprimerà su questa nostra richiesta il 3 maggio, dopodiché una volta che il Consiglio Provinciale ha detto sì, potete prendervi questa strada, quindi venire il Consiglio Comunale per prenderla appena acquisita al nostro partito. Quindi chi vincerà ancora? Per maggio questo che ci sarà l'approvazione poi la prima che ci sarà. No, no, non c'è proprio nessun altro che vede. Dopo la formazione del Comunale, viene la proprietà della provincia, come la proprietà è anche comunque. E poi secondo l'atto la proprietà. Se non c'era la richiesta la provincia non si esprime. Però dopo 14 anni stavo dicendo giusto per evidenziare qualcosa che c'è un'interfaccia tra l'ente comune e le province, mi è fatta una cosa. Ma dopo 14 anni, volevo stavo dicendo, una barriera sulla via provinciale caduta da 14 anni è mai attenzionata e mai dopo 14 anni con fondi comunali. Ripeto, sostituendoci anche alla provincia, ma con l'autorizzazione della provincia, siamo riusciti a ripristinare 200 metri di barriera sulla via provinciale che pendola in sicurezza. Non voglio dire il fiore all'occhiello di una mesa, voglio dire che questa amministrazione, così come pensa a progetti, a progettualità di carattere alto, cerca anche di tenere insieme delle esigenze, quindi attende, non è lontana dalle esigenze del cittadino con i mezzi da certe cose e quindi ha provveduto con proprie spese anche in via Guglielmo Marconi dove una barriera diciamo era caduta ed è caduta forse da più di 14 anni abbiamo messo in sicurezza questa. Vi manco un altro elemento, grosse critiche sono state fatte anche per quanto riguarda il Parco Giochi. Parco Giochi non è che non si vuole manutentare, adesso in bilancio abbiamo messo una somma sostanziosa, circa 18.000 euro e successivamente metteremo l'altro, quindi a breve, una volta approvato il bilancio, daremo mandato per dare una sistemazione dignitosa a un luogo che però, dobbiamo dire, non è che si è distrutto da solo o si è consumato per il buio. Si è distrutto perché c'è un atteggiamento da parte di una, non lo so, da parte di una popolazione, da parte comunque di qualcuno,
che tende a rompere determinati punti, perché l'Italia non si rompono da solo, i giochi di altalenti non si rompono da solo, e quindi sono atti vandalici. Adesso noi faremo questo lavoro, a breve inizieranno anche dei lavori di messa in sicurezza di quell'area, perché cercheremo di, per la sicurezza di chi pubblica quel luogo, dopo facevo la seconda elementare, quindi stiamo parlando con 45 anni, dopo 45 anni, sì, andranno anche a manutentare tutto ciò che ci circonda il parco giochi. Allo stesso tempo verranno manutentati anche gli alberi degli altri e tutto altre cose. Sono tanti piccoli interventi che fanno denotare anche, ripeto, un atteggiamento non di dimenticanza, come si vuole far apparire questo insieme di persone che hanno l'onore di rappresentare e di galleggiare. Senza entrare poi in tante specifiche, stiamo cercando di sistemare con degli incarichi professionali situazioni purtroppo ataviche di occupazione da parte del pubblico in aree private che sono rimaste così nel tempo dimenticate, e piano piano con degli incarichi stiamo facendo in modo che il comune frazioni queste proprietà che purtroppo dopo anni di perizia ancora risultano intestate alle persone fisiche. E anche questo presuppone un esborso di denaro e di, ma per, ripeto, come sempre dico io, purtroppo per la normalità un costo, e quindi come tale per poter far sì che anche quei cittadini possano vivere tranquillamente e donare i loro beni ai propri figli senza nessun tipo di problemi, necessitano questi tipi di investimenti. Non voglio dilungarmi troppo e ancora, ripeto, perché io quello che voglio far apparire da questo bilancio, che ripeto, tiene insieme un po' di cose e soprattutto non mettere le mani in tasche ai cittadini, perché per l'ennesima volta noi abbiamo confermato le tariffe tali, non abbiamo aumentato l'IMU, non abbiamo aumentato come tantissimi comuni nel Vallo di Diano hanno aumentato l'addizionale comunale a lieve, che è l'unica tassa imposta certa e sicura, perché c'è il prelievo alla fonte, lì non si sta. Ripeto, stiamo cercando di dare più dignità, più decoro, ci vuole un po' di tempo per l'amore di Dio. A breve vedo anche i polemiche sugli impianti sportivi, vedete, impianti sportivi, perché è importante fare le critiche all'amministrazione, è giusto, è il sale della democrazia, però prima di criticare bisogna informarsi, perché altrimenti sembra che qui ci sia un manipolo di persone che la mattina non sanno più che fare per creare problemi alla cittadinanza. Riuscire a portare a termine quell'investimento in un momento storico particolare, dove da computo medico gli impianti fotovoltaici costavano 900 e nel mercato dopo la guerra in Ucraina erano arrivati a 1.800, vi sto dando solo un dato per dirvi che cosa è cambiato. Siamo riusciti a trovare un'impresa che ha capito le nostre esigenze, ci sono dei ritardi non dovuti all'amministrazione ma dovuti purtroppo al Covid, abbiamo dovuto aspettare un ok del Covid per 7 mesi, quasi 8. Adesso abbiamo messo in campo ulteriori piccole riniture, verrà messo in sicurezza in tutti i momenti di recinzione, verranno messi in sicurezza. No, ti voglio dire solo, no, però io voglio solo dire questo. No, guarda, sembra come... Se no, non si sentono la voglio solo dire. No, non voglio. No, c'è, fatto da un bel amico amore,
Ma come deve essere? Ma se tu non hai serato, ma... Allora, Maurizio, mi chiamo tutti, però no, ma tu scherzi. Però no, voglio dire, io finisco questo, questo è una cosa. Ma deve finire col quadro, ma non si faccia fare. Ma lo so, ma perciò non è detto, ma non passiamo. Sì, io solo con un altro, solo con un altro. Passiamo una cosa, insomma. Ma se il momento in cui la preparazione del cuore è con l'autato. Ma quando sono passato? Ma tu mi fuori, mi spieghi che sei, ma c'è un po' di perché non è e c'è che sbagliato, ma senza manco risposta, cioè non potrei capire.
può fare questa cosa. Io questa notte ve lo dico, se avessi potuto i pannelli, invece di farli sopra la tavola cosa, potendo fare la tribuna, si poteva fare come cosa sarebbe. Ma non è che sbagliavo che è stata così. Secondo me era meglio fare così, come scelta di gusto, non voglio vincere il buon senso di quella cosa. Poi, alla fine, la piantagione dell'erba, ritardi, tutte queste cose, ci stanno e ci possono essere. L'attenzione invece che ti chiedo e vi chiedo e chi dovete intervenire, nonostante tutta la bontà di questa ditta, nel campo di calcetto, caso andate che cosa, evidentemente nella mia ignoranza, allora il telo sotto forse non è stato messo forse troppo bene, può darsi che sia un errore di cosa. Voglio dire, queste cose sono queste cose per dire no, sono cose perché include dal fatto che alla fine Sergio, anche stiamo parlando di un taglio, stiamo parlando ancora di una struttura che ci sono dei lavori in corso naturali che alla fine quando oggi con il vento queste cose qua tu sai come funziona, perché in qualsiasi campo sintetico può succedere questo. Non è che poi il momento in cui succede questo il campo è, non è idoneo, non è idoneo per fare la giustizia. Ma la che è sbagliata quella. Ma non è che è sbagliata cosa vuoi decidere? E ora risponde tutti i conti. No, 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 ho un momento, non vai a tutti a tre, ma il momento che non è un momento che il momento che tu dici, io che tu dici, doveva venire, diciamo, perché non la dici, tu devi fare un altro caso, scusa, ti prego, tu non devi fare un altro caso, noi dovevamo stringere la carreggiata della provincia, della strada, ma perché? E perché comunque dovevamo prendere una carreggiata, ma perché? 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 Ma sbagliato, è stato che io dovrei
Un'altra cosa, e di tutta questa cosa che state parlando alla fine, purtroppo spero la facciate di più, che è stata sempre contestazione di là. Io voglio parlare di altre cose, un po' più andando anche avanti. Ma sono passati 6 anni dalla conclusione della pubblica illuminazione. Chi li fa? Ma chi non dite qui? Perché non si possono mettere. No, non ci sono sbagliato! Perché non c'è. Ma scusa, ma lei l'ha fatto? È sbagliato, perché loro non sono lì servato! Ma no! Luigi, chi parla? Aspetta! Io ho un suo amico comune che mi dice. Ti sto dicendo una cosa, se fai parlare. Quei fatti che non possono essere messi là sulla lista, no. La lista, quando ho offerto, le tante di fare da mettere lungo il territorio, no? Lungo la lista? No, lungo il territorio, non è scritto, signore. Da mettere il territorio. Ma perché non mi invertite? Le 4 telecamere che ho offerto per fare la lista, sono i 4 che si avete campo, ricordo. Stiamo aspettando di vedere le dita. Ma fatemi leggere, già ti vuoi mettere? Allora, quella è la telecamera, se tu dici che le prendi con la telecamera, ma perché non dici che ti fai meglio? E le posso, le puoi mettere in giro, perché non ti fai meglio? Perché dico, non sei altro, hai ragione. Ma io mica tu stai dicendo, no, io mica ti dico, ci puoi sbagliare. Allora, sul progetto, allora, lui, indipendente bene che era, che faccia che la pubblica che lui offriva a tutto fa, non perché lo so, ma, visto, ci fa, guarda, non mi ricordo, diciò. Quei 18 papi, se sulla 19 non ti danno tutte le autorizzazioni, l'ANAS, tutte le cose, ma mentre la vado fatta, perché non ti inizi? Allora che le esigenze non ci sono. Quando parliamo di, ripeto, di questo, come le telecamere, quante telecamere te le deve mettere, come hai detto tu, siccome ci sono tanti incidenti, dici di voi, non ha una parola, aggiungere nel sistema delle telecamere il metodo che è già di netto. Ma stiamo aspettando un minuto. 150 però queste qua sono passati 6 anni. Non è così, perché va, non sono 6 anni, signor, perché la pubblica illuminazione, quando abbiamo firmato il contratto, non sono 6 anni. Ma come la cosa? Un anno, 6 mesi, ma un giorno. Chi sa, aspetta, e poi lo state fatto. La manutenzione anche delle strade che dici tu, ma sono passate comunque bene. Lei come si chiama? Un piano di manutenzione ancora dei distretti, ma se posso continuare che abbiamo a fare, se posso continuare che abbiamo a fare, che bisogna fare, che bisogna fare, che bisogna fare, che bisogna fare, noi parliamo di uno strumento di programmazione che è fondamentale, sto anni che stai parlando, e mi dirà che stiamo facendo, ma comunque, quando lo dicono qualche volta, comunque, siamo totalmente veri. Quando voi parlate, come la legge cangiata,
non è come la intelligenza di fare il numero, no, non è, ma non è proprio così. Numero che l'hanno cambiato, l'hanno adeguato, queste cose qua. Quello che poi era semplice, no? Che ne so. Che l'hanno bloccato, già hanno fatto la no, io non sto dicendo c'è una cosa, tu capisci tutto. No, assumere i dipendenti, io ti ho detto, assumere i dipendenti. Però ho detto spero che sia tempo, perché sennò più tempi ci, purtroppo, che noi dipendiamo, quello fa questo, purtroppo, e nemmeno i tempi ci vogliono. Quindi alla fine, sono tempi che noi che determinano, capite lì. Tutto il resto del mezzo, come bilancio, di cui c'è detto, non c'è niente di straordinario. Perché noi oggi ancora siamo solo quelli che purtroppo per una serie di situazioni con ogni gente e tutto, noi di opere pubbliche ne abbiamo fatte troppe poche, di situazioni sulla quale siamo molto in ritardo, abbiamo un territorio sicuramente che è esteso, ma sicuramente va presa un'attenzione diversa, un'attenzione maggiore, e abbiamo necessità per mantenere nei nostri servizi un'attenzione diversa. Oggi dire, potete sentire che è tutto bello, tutto buono, tutto no. Pulito, tutto funziona. No, io non posso solo dire, tanto che il consiglio di questo tempo, se parlavo solo con 5-6 così. Ma ti dico che la percezione esterna non è così, non è così, ma non è così e non ne sono contento. Ma non ti preoccupare, è così perché io posso dire, su io non so più qua. Dico che una maggiore attenzione per le cose va assolutamente fatta. E va assolutamente fatta. Io lo spero, io sono più contento degli altri, io cambiato la locale, sono contento. E perciò dico, da molti non siamo contenti di questa cosa, però oggi ti fanno nero di un altro. Quindi non dite questa cosa, perché non è che tutto che vedi che faccio bene. Oh, allora di queste cose, anzi, mi è stato detto a me, anche queste cose, io ti dico che oggi le cose non vanno come pensi. Ci sono alcuni tagli che sono purtroppo, bisogna spingere più l'amministrazione, la cosa amministrativa, su quegli strumenti che si hanno. Non li abbiamo, non li abbiamo. E oggi quindi, se voi dite siete che è tutta cosa è più, una cosa è più. I primi dice che secondo me non è così. Abbiamo tanti ritardi e tante altre fatte, tipo questa di dirigenti, di tecnologia, siamo in ritardo. Un'altra domanda, giusto così, che per anni a un certo tempo adesso. Di accantonamento e di conosci soldi per terra, che ci abbiamo, che lasciate, non si riguarda delle energie, io per la prima volta e non lo voglio toccare. Ma non lo so perché no. Mi interessa a tutti, non è che. No, 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 è la legge che avrebbe portato. No, non è più un lo so, noi siamo al livello della trattativa, ma nemmeno le potremmo. La trattativa la sto facendo, per la prima volta abbiamo trovato un interlocutore che ha capito le nostre ragioni. Quindi stiamo cercando di limitare un danno che è allo stato attuale di 859.000 euro. Che dovremmo accantonare la gestione, una cosa diversa? Noi abbiamo accantonato ancora quei fondi con 219, sono belli. Quanti sono materiali? Non mi ricordo, comunque era accantonato 409, di qualcosa di più. Quindi io adesso siamo nella mina trattativa, sono andato tre volte, lo so, e sai che lo so, e sai che mi facevo per questa cosa. Io, una però che però una... perché mi ha una cosa a 100.000 euro, e se già pure, è chiaro che sono diretti, perciò ti ho chiesto quando andrò in casa, non so la presa, non lo ti prego, a durare la quella che era fatto prima, di una parte, una spada che è... Ma non so parlare di amico. Il corpo di Intanto adesso lei sta facendo la transizione, mi aiuti lei tecnicamente perché è molto più importante di me in questo momento. Volevo dire che in caso di condanna chi paga? No, siamo già condannati. Benissimo, e chi paga? Il comune è il comune dove non verso chi deve farsi fare l'altro. Con tutte le amministrazioni comunali si dovrebbe fare l'altro dal 1984. Con il caso di condanna è tenuto a pagare perché è stato condannato su sede dei casi di giudizio, no? Se mi pare che non lo vorrei dire perché. E paga in prima istanza. Poi c'è una causa tra. Quindi, a dire, e in questa causa
al di là di ogni specifica responsabilità o invece no, no, chiedevo se c'erano delle responsabilità oggettive di chi è stato condannato, di chi rappresentava l'Ember in quel tempo, in quegli anni. No, non c'è. Non è così, anche a noi ci interessa, quindi a Maria Oscar Giorgio, mi cerca di non pagare. Abbiamo anche un patrimonio che acquisiamo dell'Ember e quindi su cui noi dobbiamo adesso decidere anche urbanisticamente una volta definito questo contenzioso. Noi siamo stati condannati a risarcire l'agenzia del demanio, quindi lo Stato, per un'occupazione non perfezionata dei fabbricati sul suolo demaniale. L'assurdità è anche questo, che questo suolo demaniale, alla luce del federalismo demaniale, è diventato di proprietà comunale. C'è lo Stato, da un lato di chi dei soldi, perché con l'ordinanza urbana, con il terremoto, in vero non è non è così, ma lasciamo stare, capite che non mi interessa, no. Che là fu un errore fatto di presunzione. Lasciamo stare, non mi interessa. Non è quello la cosa, anche perché magari ha la possibilità che fosse responsabile, pagare questo contento di Vittella, purtroppo, se non vado in altre cose. Una persona squisita per la prima volta ha preso a cuore rispetto a tutti gli altri direttori del denaro e poi conosciuto, ha capito le esigenze dell'immediatezza e sta facendo di tutto, perché noi ripeto siamo all'emissione del nuovo, l'ultimo Stato, Bartolino, sta cercando presso l'avvocatura dello Stato di far comprendere le ragioni del comunitario. E non significa non pagare, capiamo, significa ridurre in maniera sostanziale questo esborso. Io avrei l'intervento precedente, e poi c'è responsabilità, tra l'altra occasione per parlare, mi preoccupava soltanto sapere, visto le difficoltà, c'è stato lui a spostare soldi in alcuni momenti, e tu sai bene che io ho sempre bloccato perché sarebbe facile rifare queste cose. E vabbè. Chiudiamo per quanto ci riguarda, siamo comunque, lo ripeto, insoddisfatti di questo tipo di bilancio che avete fatto. Vi invitiamo a una maggiore attenzione, non so come definirla, e soprattutto a una spinta maggiore verso possibilità di finanziamenti e di alcune opere esistenti di poter rendere fruibile nel maggior tempo possibile, nel minor tempo possibile, e fermo restando che gran parte delle cose che uno dice potete anche intendere come volete, ma sicuramente si punta a criticare, a mettere in evidenza le cose che secondo noi non vanno, e credo che alcune di queste cose sono molto evidenti e molto lampanti. E ripeto, anche alcune parti strategiche del nostro paese, seppur non si fanno 250 km per portare un esempio, su alcuni punti va impressa una maggiore attenzione, una maggiore manutenzione, e allo stesso tempo alcuni servizi vanno sicuramente sempre migliorati e più attenzionati, anche perché opere del genere, manutenzione del genere e servizi del genere lo soffriamo tutti, e quando si hanno delle difficoltà diciamo tutti quanti ne paghiamo poi le conseguenze. Quindi per questo bilancio in modo molto chiaro e netto votiamo assolutamente no, perché siamo convinti e tanti di tante cose, e siamo convinti che si potevano anche in questa distribuzione economica privilegiare delle cose rispetto a delle altre, e quindi è vostra naturalmente volontà, abbiamo espresso le nostre cose, speriamo invece che spesso
vengono convocate queste commissioni non tanto per ci possono essere dei giudizi, di ascoltare il giudizio che possa dire Sergio o un altro, magari nell'ascolto può uscire qualcosa e invece di fare queste discussioni, diciamo così, a post si possono fare altre, che è molestato che poi è vostra prerogativa approvare, ascoltare e non dovete obbligatoriamente modificare e recepire le nostre cose. Nel nostro ruolo abbiamo svolto, ci siamo, continuiamo a farlo. Non vi offendete perché non c'è nulla di personale, però dateci almeno questo beneficio di poter parlare, poter esprimere, che si finisce pure questo, se non è un modo semplice, inutili di cose ordinarie che passa, da non convocare neanche, tanto alla fine il giusto dice bello sentire, tanto il carta ormai tu una si legge, chi vuole legge, i consigli ormai si fanno si porta i social. Invece io dico che è fondamentale e importante riapprovare il ruolo del consiglio e il ruolo dell'amministrazione. E lo ripeto, quindi in modo senza fare intendimento, senza offendere nessuno, non stiamo andando bene, non dico non sta, non stiamo andando bene. Non perdiamo queste opportunità, non perdiamo questi momenti, perché ci inserimento è la comunità. Fatevi un giro, diciamo tutti quanti per il paese, parliamo con la gente e rendetevi conto di quelle cose come vanno e come funzionano. Quindi il nostro è un secco no a questo bilancio e votiamo naturalmente. Vabbè, votiamo! Voto. Okay. Grazie.